Gli arrivato lo canta storie siciliano Ciccio Busacca per farvi sentire tutta la storia dello bandito Giuliano. Voglio cantare con senso sereno. Tutto chi gioca fici Giuliano. L'uomo che per 7 anni niente meno. Fici tremare sotto le sue mani. E per dire che tu fu importante, l'ondolaro, re dei libraganti. La guerra, signori, è stata. La guerra rovinò a Turiddu e rovinò tante altre gente povere. Tutti ne ricordiamo che in tempo di guerra mancava lo pane, la fame. È una brutta cosa. La fame è una cosa che non si può sopportare. Le ricchi lo pane lo davano alle cane, le povere lo desideravano. Ma oggi voglio provare se veramente sono nato con la mala sorte. Dissi, stavolta ci dugno la morte, a cui leva la panza le dritte, così dicendo, sintesi più forti. E parte con le grandi stritte stritti. Stavo mai l'armato Giuliano. D'una pistola a portata da mano. E dissi, oggi, a cui mi levo lo pane, ci levo la vita. Questa intenzione è partito Giuliano, carrega lo frumento, e chiano, chiano, stava tornando in casa, lo meschino ma durante la strada, ci incontrano. Di due carabinieri per destino. Sentite la fortuna, sentite amici. Lo frumento ci fecero posare e a spartule un arrestare. Maturi, quando ci vedi pigliare la ferra per poterlo incatenare, meschino non si può più frenare. Intise un fuoco dentro lo suo cuore, poi con sveltizza incomincia a sparare. Che uno dei due di colpo mori. L'altro fu ferito gravamente. E Giuliano scappava lestamente. Ma una guardia campestra già presente spara contro Ture sullo stante e Ture fu ferito maleggialmente. E s'allontana di grande candi. Incontra un amico lo giovane Turi. E si manno a chiamare lo dottore. L'amico, signori,
lo porta sotto un ponte e parte di cussa. E torna di cussa Giovanni insieme allo dottore, lo medico, che era un gran signore di notte e notte. Parte a medicare a Giovicciotto di tanto valore. Carrisca la vita per mangiare. E non appena tu ne fu guarito, parti in montagna a fare lo bandito. Sentite che succede? Allo 1943, lo 15 ottobre. Turiddu che non c'era abituato, dalle montagne a fare lo bandito. Passando un mese s'aveva stancato, e torna in casa lo giovine ardito. Sentite amici, sentite. Lo pensate quando Turiddu arriva, la madre come se lo braccia: figlio, figlio, perché ti sei rovinato? Perché ti sei rovinato, figlio mio? Guardami un bacio, dimmi la verità. Ma Turi, per incoraggiare la madre e calmare le lacrime, ha detto: madre, fai coraggio. Vuol dire che il mio destino è questo. Piuttosto, sento fame, madre, preparami da mangiare. E mentre Iddu mangiava, sentiva il rumore attorno alla casa. Padre, padre, diceva Turiddu, affacciate. Mi sembra che sento un rumore strano. Un rumore che non mi piace, padre. Affacciate, vedete che cosa succede. Lo padre affaccia dalla finestra e vede la casa circondata dalla legge. Tremava lo padre: figlio, figlio, qualcuno ti ha fatto la spia, qualcuno ti ha tradito, figlio mio, la casa è circondata, ti arrestano. Tremava il padre, tremava, ma di corsa a suo figlio ammucciava dal nascondiglio che sicuro aveva scavato dentro a un muro. Si trovava d'arrere un quadro e niente si vedeva. La legge trasi e lo cercavo in vano. Allo bandito Turi Giuliano. Dopo lo maresciallo, amici cari, ordine d'essere a due carabinieri e allo padre di Turi. Fece arrestare. E si lo porta con modi severi. Turi dopo successa sta scenata. Disse a sua madre: non stare scandata. Coraggio, madre. Mio padre tornerà in giornata. E se mio padre non torna in giornata, ti giuro, madre mia, matruzza amata, che con mia sbagliano la partita. Se do mio padre non torna in giornata, a quattro ci levo la vita. Sembrava che scherzava, sentite. Difatti all'indomani ritornavo a Montelebre, Turi a Sammucciavo.
Signore, 24 ore hanno passato. La parola di Turi era un atto. L'indomani notte, Turi ritorna al paese. Si informa che il padre non era ancora uscito e si nasconde. Turi, da un punto scuro, si appostava, caricato di nervi e di corrio, e dopo un quarto d'ora. Che aspettavo! Sentite, amici, sentite. La pattuglia in servizio, ne scio. Piglia la mira, tira lo grilletto. E a tutti noi ci sboga lo petto. Signori, ormai Turiddu era un uomo perduto, perseguitato dalla legge al 100%. Tutti i delinquenti che sentevano il nome di Turi Giuliano se ne vanno in montagna. Quattro oggi, quattro domani, quattro dopodomani, la banda cresceva. 24 dicembre di 1945. Era Natale e Turi Giuliano pensava la famiglia lo meschino. Guardava monte lepre di lontano. E aveva lo cuore da marizzachino, perché pensava che già bella festa la doveva passare alla foresta. Se è vero che avete coraggio, scendiamo in paese tutti insieme a festeggiare la festa. Non si sa mai quello che può succedere. Oggi siamo in libertà, domani siamo in carcere. Oggi siamo vivi, domani siamo morti. E allora tutti in paese a passare la festa di Natale. Mentre Turiddu radunava la banda in montagna, il maresciallo radunava i carabinieri in caserma. Dunque, ragazzi, non credo che Turiddu la passerà in montagna la notte di Natale. Allora, tutti al vostro posto. Speriamo che tu riscende e così la possiamo intrappolare tutti. Così, signori carabinieri, si appostano. Non appena i briganti arrivano ci danno il fermo. Ma che pensate? Che i briganti si possono arrendere con una sola parola e incominciare a sparare. Quella notte è successa una vera guerra. Morti e feriti ci furono in terra. Però la legge è sempre legge. Sono stati arrestati tutti i banditi, tutti completamente. No, Giuliano scappavo della rete. Gli disse ai compagni non trovati. Ca quando primo giuro ca saliti. Turi Giuliano liberati. Ora si trucca di giudice istruttore, aveva un bel personale, non era tanto istruito, la quinta elementare aveva, però aveva una buona parlantina, aveva letto diversi romanzi, i documenti ce l'aveva a regola, di dove l'aveva preso non si sa. Buongiorno. Sono il giudice istruttore, sono venuto per interrogare i detenuti che hanno portato questa notte. Mi hanno detto che appartengono alla banda di Turi Giuliano. Prego, signor giudice, si accomodi, fra qualche minuto ci farò arrivare i detenuti. E lo pensate, man mano che arrivano i detenuti, quando conoscono il loro ca... Turiddu, e tu da questa parte? Fai silenzio, cretino. Assassini sdesolorati, cerco di sistemarvi tutti. Incomincia a interrogarle, signori, ma man mano che l'interroga ci fa portare qualche lima nei celle. Così Turiddu se ne va indisturbato, i detenuti sono stati rinchiusi nei loro celle, ma durante la notte ognuno ha il suo lavoro. Hanno segato le sbarre,
le sbarre serrano, che libri in montagna ritornano, allo sabbello capo s'abbrazzano, e della gioia tinnano un festino, gridanno tutti, e viva Giuliano! Che sappi fare lì cosa appuntino, i editori giovino abbrazzati di vero cuore come tante frati. Tutti signori l'indomani liberi in montagna si abbracciano Turiddu, Turiddu, tu solo potevi avere sta capacità. Sei veramente una cannonata. Io, la colpa è mia se vi hanno arrestato e io vi ho liberato. Comunque questo non conta. Conta quello che deve venire incominciando da domani. Se devono fare cose pregiate, quali sono state queste cose pregiate? Di l'indomani in poi fono tassati tutte le ricche, per come sapete, e con i soldi vi non aiutati. Diversi pure di periti per i poveri era un protettore e per i ricchi il vero terrore. Signore, tutti i giornalisti sono partiti per intervistare a Turiddu, per fotografarlo nelle montagne. Tanti ci sono riusciti, tanti non l'hanno potuto trovare, ma fra tutte quelle che l'hanno trovato, l'ha trovato anche una bellissima signora. Era svedese e bella appennatura, come una rosa dalla primavera, e tra i mondi chini di frescura. Amore già con la stranera, ma mentre tu si sentia felice, sentite che successe, cari amici. Mentre Dore signore si faceva l'amore con la giornalista, il maresciallo preparava la trappola, un confidente. Giovanotto, so che tu sei veramente un uomo capace. Vediamo se sai mostrare la tua capacità. Vediamo se sei capace di farmi pescare a Turi Giuliano. Parti in montagna, ti arrolla nella sua banda, finta di essere un bandito, e mi porti le notizie di tutto quello che ha fatto Rito. Lo giovane da senso scarsolito parte per le montagne nozzentendo e va satanno più meglio d'un grido. E studiava andalo so cervello di fare s'accettare prestamenti Giuliano come discendenti. Il giovanotto signore senza pensarci due volte lascia il maresciallo e se ne va in montagna allegro e contento e trova Turiddu. Buongiorno Turiddu, se posso ricevere l'onore voglio essere nella tua banda. Ci dà la mano. Ma tu lo guarda in faccia. Turi è un uomo esperto. Giovanotto, stai attento a quello che fai. Mi sembra che hai l'occhio di una vipera. Sapete che significa l'occhio di una vipera? L'occhio traditore. Ma che dici, Turiddu? Tu mi offendi in questo modo. Io sono venuto nella tua banda per difenderti fino all'ultimo sangue e ti giuro che ti sarò fedele. Così dici tu? Contento tu, contento tutti, ma ti avverto, se sbagli, uno sbaglio nella mia banda si paga con la morte. D'accordo, Turiddu. Il giovanotto accetta contenti. Però Turiddu, scarso e intelligente, sopra la banda so, stava pigliando e come capo, sospettosamente. Per
donava di giovani briganti. Lo pedonava, lo sovvegliava, sentivi. Lo pedonava e visti che traseva dalla caserma. E tu rideva. Dopo un'ora lo giovane nasceva e Carmo alla montagna ritornava ma non famone, non se lo credeva. Catura a 100 metri lo aspettava. Tu lo chiama e ride e non ci dici. Come un gagliaste, povero infelice. Te l'ho detto io che ti pescavo, hai capito come hai cascato? Povero infelice, dove ci terreggiarono si fici, e dello scanto ci mancava la voce, tu ci dissi di le mie nemici. Non c'è perdono fatti là la croce. Giù giovenotto si inginocchia in vano alle pede di Don Giuliano. Ma tu non senti pietà per quello infame, signori. Quello in ginocchio è stato vano. Tu con la pistola in la mano non ti sei pietà per Ducaino. Tra la fronte ci spara e piano piano. Tra le monte tornava lo malandrino. La stanni c'è un biglietto che dicia. Morsi ammazzato perché fu una spia. Poi cu passava da carta leggia e tante disero la gioia gridando che la morte ci volia. Ci voleva la morte, sentite. Perché l'infame dava tutte noia. Però con Giuliano la sbagliavo. E di fare l'infame terminavo. Giorno d'origine lo scaltro bragandi. Studia un coppo davvero eccellenti. E si presenta con modo importanti. Contessa ricca veramente. L'opportunere fosse stoduito di qualche bello giovane bandito. Signora contessa, m'inchino, ci baciò la mano e poi disse: sono Salvatore Giuliano. Solo a sentire il nome di Don Giuliano svenne. Salvatore, senza che perde la calma, la siede su un divano e poi con lo stesso ventaglio della contessa manda un pochettino d'aria. Con quell'aria rinvenne la bella contessa. Don ci disse: tutta sta paura, perché la vira lei, signora cara? Io vinni e mi ne torno con premura. Però voglio che primo mi prepara. Sentite cosa voleva preparare, sentite. Li so gioielli di
la cascia porti. E scansa sto nipote della morte.